L'obiettivo a questo punto è di procedere con l'analisi delle notazioni e dei metodi che possiamo utilizzare per andare a descrivere i modelli dei processi. Vi ricordo che quando avevamo parlato di processi, avevamo parlato di tre aspetti fondamentali della modellazione: il flusso del processo, le informazioni e le interazioni tra gli utenti e il sistema informativo. Per quanto riguarda le informazioni, abbiamo visto che possiamo descrivere tramite un modello concettuale e il modello concettuale può essere concretizzato con diverse linguaggi o notazioni. Noi abbiamo visto il diagramma delle classi UML. Un'altra notazione alternativa e tutto sommato equivalente è un modello entità-relazione. In questo corso noi fondamentalmente utilizzeremo UML ovunque possibile e quindi quello è il riferimento. Ora, l'obiettivo è passare a un altro di questi aspetti, che è l'aspetto del flusso dei processi. Possiamo modellare il flusso dei processi utilizzando diverse tecniche. Una è presente all'interno delle vari linguaggi, sottolinguaggi di UML e consiste nei diagrammi di attività. Non vi sto a ricordare cos'è UML, Unified Modeling Language, contiene una varietà enorme di diagrammi e di notazioni. E noi ci focalizziamo su class diagram che abbiamo visto e ora gli activity diagram. Quindi noi vogliamo andare a modellare nel dettaglio il flusso di esecuzione all'interno di un processo o anche workflow. Nell'automazione di processi sentirete molto spesso la parola workflow, flusso di lavoro, ed è proprio quel componente o sistema informativo che gestisce l'automazione di un processo, quindi il flusso di lavoro. Si parla di workflow generalmente quando c'è un flusso di informazioni e attività umane che vengono gestite da questo sistema centralizzato. Quindi fondamentalmente assegna alle varie persone dentro l'azienda le attività da fare, sollecita con email, eccetera, passa le informazioni. Questo è in estrema sintesi un sistema di workflow, ma ci torneremo poi più avanti. Quando noi dobbiamo andare a descrivere un flusso di un processo, abbiamo a disposizione due tipi di notazioni: notazioni che sono dette formali e che quindi sono descritte, diciamo, in maniera matematica, fondamentalmente sono eseguibili. Quindi io posso eseguire il processo perché è descritto in maniera sufficientemente precisa. Oppure notazioni semiformali, che sono tutto sommato più semplici o semplificate, ma non hanno, il pregio di essere abbastanza precise da essere eseguibili. In particolare, UML Activity Diagram, BPMN, BIPOC, che è un altro linguaggio che non vedremo se non marginalmente, sono notazioni formali, hanno una definizione precisa che ci permette di eseguire o magari di simulare l'esecuzione di un processo. Ci sono altre notazioni semiformali, IDEF null e i data flow diagram, di cui parleremo brevemente perché sono ed erano in uso abbastanza ampio, e quindi è probabile che nella vostra vita lavorativa vi ritroverete a vedere diagrammi fatti in questo modo. IDEF in realtà è uno standard che tuttora purtroppo è ancora molto utilizzato, quindi in un modo o nell'altro probabilmente avrete a che fare. In questo momento noi vogliamo concentrarci sugli Activity Diagram UML, che sono lo strumento principale per andare a modellare
un processo, in particolare il flusso di attività. L'obiettivo delle attività di Gairam è di catturare e descrivere quali attività vengono fatte in un processo, con quali regole si succedono queste attività e marginalmente anche assegnare la responsabilità per ciascuna attività, chi fa che cosa. Gli activity diagram in particolare sono una notazione abbastanza ricca che permette di modellare molti aspetti di un processo. Iniziamo subito a vedere quali sono gli elementi fondamentali di questi diagrammi. Un'attività o processo si compone di molte azioni. Quindi un'azione rappresentata con rettangolo, con gli angoli arrotondati, rappresenta un compito che deve essere svolto da un essere umano che partecipa al processo, oppure può anche rappresentare delle attività che sono svolte in maniera automatica dal sistema informativo o tramite qualche applicazione di supporto. Quindi un'attività può indicare diversi tipi di azioni. In base poi al taglio che daremo al nostro modello del processo, un'attività può essere un'attività molto elementare oppure di alto livello. E dovremo scegliere il giusto livello di astrazione per andare a descrivere il nostro processo. E di conseguenza utilizzare quel livello di astrazione nell'andare a identificare le attività svolte. Oltre all'attività, quindi, che cosa dobbiamo fare? Normalmente un processo ha un inizio e una fine, che sono rappresentati da il nodo iniziale e il nodo finale. Il nodo iniziale rappresenta l'inizio del processo, il nodo finale rappresenta la fine. Iniziamo ad accennare a come funziona l'aspetto formale degli activity diagram. Noi quando eseguiamo un processo lo possiamo eseguire immaginando di fare un gioco da tavolo in cui abbiamo a disposizione delle pedine, token. Non so quanti di voi hanno mai giocato a Monopoli, avete presente le pedine che girano? In quel caso lì è molto semplice perché è una cosa fissa, è un anello, quindi io faccio un passo per volta e alla fine torno e passo dal via. In questo caso possiamo costruire dei percorsi molto complessi, ad anello, intrecciati, eccetera, ma alla fin fine il tutto si riduce a prendere la pedina e spostarla da un'attività all'altra. Quindi quando la pedina arriva su una particolare attività vuol dire che bisogna farla. Noi, qualcun altro, il sistema informativo, dipende poi dal tipo di azione. Quindi i due nodi iniziale e finale hanno il compito di creare e distruggere il token o pedina, segnaposto, chiamiamolo come vogliamo. Il termine ufficiale standard è quello di token. Token in inglese vuole anche dire gettone, okay? Possiamo usare un gettone come segnaposto. Okay? L'idea è che il token viene creato dal nodo iniziale, poi attraversa il diagramma, finisce nel nodo finale e quando arriva nel nodo finale
puff, scompare. A questo punto noi abbiamo il nodo iniziale, il nodo finale e le azioni. Come li possiamo combinare? Li possiamo combinare utilizzando diversi pattern o strutture standard. Quello più ovvio è la sequenza, cioè prima faccio un'azione e poi ne faccio un'altra. Abbiamo la possibilità di eseguire due azioni in parallelo, qui vediamo che in realtà non ci basterà un token solo. Abbiamo la possibilità di sincronizzare due flussi paralleli, quindi prima di andare avanti devo fare un certo insieme di cose e poi posso procedere. Posso fare una scelta, quindi seguo un percorso oppure un altro, posso fondere due percorsi alternativi e posso eventualmente fare scelte multiple. Io oggi con voi vorrei vedere questi pattern di base, poi la prossima volta magari approfondiamo e vediamo pattern un po' più avanzati, un po' più complessi, ma vorrei spiegarvi con calma in questi pattern di base in modo che possiate modellare i processi più comuni. Il primo pattern, quello più ovvio, è il pattern di sequenza. Quindi, un'azione deve essere svolta dopo il completamento dell'azione precedente. Si parla di sequenza o serializzazione. Quindi serializzare due azioni vuol dire che ne faccio prima una e poi l'altra. È ovviamente l'elemento fondamentale e viene rappresentato con un arco che collega un'azione all'altra. In realtà l'arco può collegare due nodi più in generale, dove il nodo può essere il nodo iniziale, il nodo finale e l'azione. Quindi, in questo caso, noi sappiamo che quando il processo inizia, la prima cosa da fare è ricevere un ordine. Dopo che abbiamo ricevuto l'ordine, possiamo passare all'azione successiva, che è inviare le informazioni relative al conto corrente. Fatto questo, abbiamo finito. Quindi, cosa vuol dire? Che il token viene creato al nodo di inizio, si muove alla prima azione e quindi a questo punto vuol dire che chi di dovere dovrà ricevere l'ordine. Una volta che ho ricevuto l'ordine, tiro i dadi e vado avanti. E quindi il mio token si sposta all'elemento successivo. A questo punto vuol dire che il token è su quell'azione, devo svolgere quell'azione, cioè inviare informazioni del conto corrente. Una volta che ho fatto questo, posso proseguire e cosa c'è dopo? Questo, il nodo finale. Raggiunto il nodo finale, cosa succede? Ho terminato e quindi distruggo il token. Quindi questa è la semantica molto semplice della sequenza. Quindi se io collego due attività una dopo l'altra con l'arco, vuol dire che prima faccio una e poi l'altra. Oltre alla sequenza, quindi la serializzazione, c'è la possibilità di fare delle azioni contemporaneamente o comunque non con un ordine prestabilito. Quindi questo pattern
parallel split mi permette di indicare che alcune cose devono essere fatte contemporaneamente, ovvero che queste non hanno una dipendenza una dall'altra, quindi posso fare prima una e poi l'altra o viceversa. Tenete presente che io non sto dicendo che le devo fare contemporaneamente, sto dicendo che non importa l'ordine. Okay? Quindi potenzialmente potrei fare prima una e poi l'altra, viceversa, oppure effettivamente in parallelo. Questo dettaglio non è determinato dal modello. Una potrebbe richiedere molto più tempo dell'altra e viceversa. Okay? Come rappresento il parallel split? Lo rappresento con quel blocchetto o rettangolo sottile che di solito si chiama fork. In questo caso abbiamo una bifork azione. Quindi il flusso di esecuzione si suddivide su più percorsi paralleli e indipendenti. Quindi in questo caso sto dicendo che dopo che ho ricevuto l'ordine potrò suddividere la mia esecuzione in due percorsi paralleli e potrò svolgere le due azioni, evasione dell'ordine e invio delle informazioni sul conto corrente, contemporaneamente, prima una poi l'altra, comunque non hanno una dipendenza diretta tra le due. Quindi, cosa succede in questo caso al nostro token? Quando arriva al blocco di fork, il token si moltiplica. In realtà entra un token e ne escono uno per ognuno degli archi uscenti. Quindi rispetto ai classici giochi da tavolo, qui le cose si fanno un po' più complesse. Okay? Quindi cosa succede? Creo il token del nodo iniziale, vado alla ricezione dell'ordine, svolta questa, vado al nodo di fork in cui ho una duplicazione del mio token. A questo punto ho due token, uno per ciascuno degli archi uscenti e quindi i due token vanno avanti in parallelo. In questo caso l'ho fatto vedere parallelo, potrebbe uscire prima uno, poi l'altro, l'esecuzione poi... Ripeto, non è determinata. Di solito quando ho una ramificazione in parallelo di questo tipo, prima o poi dovrò far riconvergere tutto assieme. E questo lo faccio tramite quella che si chiama la sincronizzazione. Quindi ho un altro elemento che mi riunisce più flussi paralleli. È, diciamo, un punto di incontro, un rendezvous tra i nostri percorsi paralleli. Quindi, prima di poter andare oltre, tutti i percorsi paralleli in ingresso alla sincronizzazione, al blocco di sincronizzazione, devono essere terminati. Chi prima, chi dopo. Quando sono terminati tutti, allora si procede. La sincronizzazione si indica esattamente con lo stesso simbolo con cui si indica il fork. Questo
purtroppo perché in realtà hanno due comportamenti diversi. Mentre quello di prima si chiama fork, questo si chiama join. Poi vedremo che negli strumenti di modellazione in realtà abbiamo due pulsanti proprio per poter andare a disegnare uno o l'altro. E non possono essere scambiati perché hanno proprio un comportamento diverso. Il nodo fork, quello che fa parallel split, con un token in entrata lo moltiplica e li fa uscire. Il nodo di join fa il contrario, cioè aspetta che arrivino i token da tutti i rami in ingresso, li fonde assieme e poi fa proseguire un token unico. Quindi graficamente sono uguali, ma il significato è opposto. Uno fa una moltiplicazione, l'altro fa la fusione. Uno invia un token per ogni ramo di uscita, a fronte di uno solo in ingresso, quest'altro invece aspetta tutti i token in ingresso e poi ne fa uscire soltanto uno. Quindi, se immaginiamo che ci sia l'evasione dell'ordine svolta, questa viene svolta, arriva il token e a questo punto non succede ancora nulla, perché essendoci due archi in ingresso il nodo di join aspetta che arrivino due token. Quindi prima o poi arriverà un token sull'attività di send account information, questa verrà eseguita e dopo essere stata eseguita il token andrà al nodo di join. A questo punto il nodo di join che cosa fa? Unisce i due token e ne fa uscire soltanto uno. Quindi fonde tutti i token e ne fa uscire uno soltanto. Quindi ripeto, attenzione, sono graficamente uguali, ma hanno un comportamento opposto. Ok? Uno ha un ingresso e tante uscite, l'altro ha tanti ingressi e un'uscita. Quindi abbiamo visto la possibilità di fare sequenza, la possibilità di suddividere in più percorsi paralleli e, di solito, alla fine di riunire questi percorsi paralleli tramite una sincronizzazione o join. Un altro tipo di comportamento è la scelta. Mentre nel parallel split io eseguo contemporaneamente più rami, potrei avere in altri casi la necessità non di eseguire più rami in parallelo, ma scegliere un'alternativa in base a alcune informazioni disponibili durante l'esecuzione del processo. Quindi, nella scelta esclusiva io ho un percorso in ingresso e ho più alternative e soltanto una tra queste verrà eseguita. Come faccio a indicare quale di queste verrà eseguita? Beh, di solito si mette come etichetta degli archi uscenti quella che si chiama una guardia, ovvero una condizione che quando verificata abilita il token a seguire quella specifica alternativa.
Quindi la scelta esclusiva è modellata tramite un rombo. Probabilmente ricordate i diagrammi di flusso con cui vi è stato spiegato la programmazione in partenza, qui il funzionamento è analogo, nel senso che quello è come se fosse un if. Se è un ordine veloce faccio una cosa, altrimenti ne faccio un'altra. La differenza rispetto ai diagrammi di flusso è che qui vediamo un caso semplice con due rami, ma in linea di principio io da un nodo di decisione posso far uscire tanti rami, quanti servono. Quale ramo verrà seguito dipende dall'etichetta che c'è su quel ramo. Quindi arrivo a quel punto, verifico l'ordine che sto esaminando, se è un ordine veloce faccio alcune cose, altrimenti ne faccio altre. La scelta solitamente è un qualcosa che può essere fatto automaticamente dal sistema informativo in base alle informazioni fornite. Quindi tutte le operazioni di routing, di instradamento del token tendenzialmente sono automatiche. Cosa succede? Il dettaglio è il token segue esattamente una strada. Quindi arriva il token, mi faccio la domanda, ho la risposta e seguo una strada. Quindi replay, arriva il token, il sistema informativo si chiede cosa fare, è un ordine veloce e seguo questa strada. Se invece non si trattava di un ordine veloce, avrei seguito l'altra. Come per il parallel split, di solito a valle ho una sincronizzazione, così per la scelta esclusiva di solito ho poi un ricongiungimento dei percorsi. Questo ricongiungimento si chiama merge. Quindi ho più percorsi alternativi che si ricongiungono e quindi appena arriva il token questo prosegue. Attenzione che, a differenza della sincronizzazione, qui io non aspetto nulla, cioè appena arriva il token questo procede, anche perché il merge è pensato per chiudere due rami in alternativa, non in parallelo. Quindi nessuna sincronizzazione, il token fondamentalmente procede. Il merge viene indicato anch'esso con un rombo, esattamente come la scelta esclusiva. Anche qui di nuovo abbiamo due funzionalità leggermente diverse che sono rappresentate nello stesso simbolo grafico. Allora, vi risulterà ovvio capire che una scelta esclusiva viene chiusa da un merge, hanno esattamente lo stesso simbolo, e un parallel split viene chiuso da una sincronizzazione. Quindi se vi ritrovate due rami introdotti da un rombo e chiusi da una sincronizzazione, c'è qualcosa che non quadra. Quindi l'unico vantaggio di avere questi simboli identici che rappresentano cose diverse è che è immediato capire se c'è un errore logico nel flusso dell'applicazione. Qual è la semantica? Beh, in questo caso
il token che raggiunge il merge semplicemente prosegue. Che arrivi da una parte, che arrivi dall'altra, non importa, prosegue e continua all'attività seguente. Quindi il nodo, il token arriva, sceglie una delle due strade della scelta esclusiva, esegue l'azione, eseguita, arriva al merge e al merge semplicemente prosegue, senza nessuna sincronizzazione, senza nessun controllo. Quindi replay, arriva il token, questa è una scelta esclusiva, seguirò una delle due strade, dopo l'azione arrivo al merge e da una parte o dall'altra semplicemente proseguo l'esecuzione. Qui c'è un esempio di diagramma che mette assieme un po' tutte i pattern, tutti i pattern che abbiamo visto. Abbiamo una sequenza che è un elemento dopo l'altro, abbiamo il parallel split, il join o sincronizzazione, abbiamo la scelta esclusiva o decisione e abbiamo il merge. Quindi in questo processo cosa succede? Inizio, c'è la ricezione dell'ordine, dopo la ricezione dell'ordine ho questo ramo e quest'altro che vengono eseguiti in parallelo, ovvero senza vincoli di precedenza relativa. All'interno del ramo di destra però ho una sequenza, quindi prima faccio send account information e poi faccio un receive payment. Nel ramo di sinistra, prima faccio l'evasione dell'ordine e poi scelgo in maniera esclusiva o è un ordine veloce o faccio altro. Ecco, questo non ve l'ho commentato prima, è possibile mettere un ramo else, altrimenti, che viene seguito se nessuno degli altri rami viene attivato. Quindi posso fare una serie di casi e poi il caso di default. Noi stiamo modellando i processi in maniera abbastanza di alto livello, quindi il fatto che voi scriviate else o altrimenti, diciamo che non è particolarmente rilevante. Okay? Se dovessimo eseguire il processo in maniera automatica in un sistema di workflow, a questo punto sarebbe rilevante cosa scrivere, quindi probabilmente dovreste scrivere else. Okay? Allora, come vedete qui, abbiamo un esempio, di processo strutturato. Abbiamo un processo strutturato quando ogni, decisione si ricongiunge poi con un merge e ogni parallel split, fork, si ricongiunge con un join. Quindi a ogni fork corrisponde un join, a ogni decisione corrisponde un merge. Non sono mischiati né intrecciati. Ok? Questa non è una regola. Se riusciamo a fare un processo strutturato che quindi segue queste corrispondenze, il processo è più semplice e più facile da capire.
ma teoricamente è possibile combinare i pattern che abbiamo visto prima, quindi sequenza, parallel split, synchronization, exclusive decision e merge, anche in maniere diverse, non strutturate. Okay? La raccomandazione è, quando possibile, cercare di costruire un processo strutturato. Tornando al nostro processo, qui sotto abbiamo poi una sincronizzazione. Quindi potrò chiudere l'ordine, quindi procedere con l'esecuzione dell'ordine quando ho fatto l'express o la normal delivery e quando ho ricevuto il payment. Se ho fatto la delivery ma non ho ancora ricevuto il payment, il token sarà ancora fermo qua e quindi questo sarà fermo. Nel momento in cui ricevo il pagamento, il token scende giù e a questo punto ho due token, quella è una sincronizzazione, vengono fusi in un unico token che poi scende sotto all'attività di chiusura ordine. Quindi questo è l'essenziale dei diagrammi di attività. Quindi fondamentalmente abbiamo veramente pochi elementi, tutto sommato abbastanza facili da combinare, e dobbiamo ricordarci essenzialmente questi pochi pattern di base. Abbiamo detto che è opportuno fare un processo strutturato quando possibile, perché comunque è più semplice. In alcuni casi, quando descriviamo una realtà che è intrinsecamente complessa e non strutturata, non ci si può fare nulla. Se non è strutturato quello che descriviamo, difficilmente riusciremo a fare noi un processo strutturato. I diagrammi di attività assolvono a due compiti fondamentali. Un compito descrittivo e uno prescrittivo. Quindi, quando noi ci caliamo in una realtà aziendale, dobbiamo capire cosa sta succedendo, andremo a descrivere un processo utilizzando un diagramma di attività. Quindi catturiamo che cosa succede essenzialmente nell'azienda. Successivamente, quando dovremo andare ad automatizzare i processi che sono attualmente in atto, ma manuali nell'azienda, l'obiettivo non sarà più semplicemente descrivere, ma sarà definire un processo in maniera prescrittiva. Diciamo che cosa dovrà fare il sistema informativo, che sequenza e con quali regole. In generale, il consiglio, sia quando descriviamo che poi quando dobbiamo andare a fare la parte prescrittiva, è di evitare vincoli non necessari. Vi faccio un esempio molto pratico e concreto. Voi il sale nell'acqua della pasta lo buttate, lo mettete subito o quando bolle? Quando bolle. Nessuno lo mette subito? Ma qualcuno che. Allora, avendo intervistato dei chimici, vi posso garantire che non c'è nessuna differenza. Allora, la motivazione pseudoscientifica è: il sale aumenta la temperatura di ebollizione e quindi conviene prima portare a ebollizione e poi aggiungere il sale, perché sennò devo aspettare più tempo. La quantità di sale rispetto alla la minima quantità di sale rispetto alla quantità di acqua che c'è nella pentola
cambia di qualche frazione irrilevante, quindi pochi secondi. Se avete molta molta fretta probabilmente è rilevante, altrimenti, o molta molta fame, altrimenti non è rilevante. A questo punto, se voi dovete descrivere il processo di cottura della pasta, avete le due attività di mettere, cioè di far bollire l'acqua, di mettere il sale. Ecco, le mettete in sequenza o le mettete in parallelo? Se le mettete in sequenza, voi dite: io prima faccio bollire l'acqua, poi butto il sale, vuol dire che state mettendo un vincolo ben chiaro. Prima bolle e poi butto il sale. Se c'è qualcuno che vuole andare contrario a quello che fanno la maggioranza, quindi prima metterci il sale e poi farlo bollire, non lo può fare se segue quel processo. Quindi se avete una serie di attività che non hanno necessariamente un ordine di sequenza, non utilizzate la sequenza. La sequenza vi rappresenta il caso in cui io posso fare un'attività solo dopo che ne ho fatto un'altra. Quindi vi impone dei vincoli. In questo caso sarebbe ragionevole utilizzare un parallel split, in cui io metto il sale, faccio bollire l'acqua in un ordine che non è determinato dal processo, lo decide l'esecutore. A questo punto però butto la pasta solo dopo che ho sia l'acqua che bolle che ho messo il sale. In pratica, tornando al nostro diagramma, qui andiamo a creare un diagramma di attività. Ho l'inizio, poi ho l'attività di aggiungo il sale e l'attività di faccio bollire l'acqua. Ora, se io metto prima uno e poi l'altro, così, vuol dire che prima metto il sale e poi faccio bollire l'acqua, cosa che irrita la maggioranza di voi. Se invece faccio il contrario, quindi faccio bollire l'acqua e poi aggiungo il sale, limito la libertà di una minoranza che invece vuol fare il contrario. Perché quello vuol dire prima faccio uno e poi l'altro. Se invece voglio evitare vincoli di questo tipo, metto, questo è un fork e questo è un join. Vedete che hanno i due configurazioni diverse. Quindi inizio, vado al fork, dal fork aggiungo il sale, faccio bollire l'acqua e poi chiaramente per buttare la pasta devo aspettare di aver fatto entrambe le cose, quindi dovrò mettere un nodo di sincronizzazione, il join. Quindi faccio bollire l'acqua, quando ho fatto tutte e due le cose potrò procedere con il buttare la pasta. Terminiamo il processo qua, perché sennò poi diventa troppo complicato. Sì. Allora, la scelta multipla
Non ve la racconto perché purtroppo in questo strumento non è implementata, quindi avreste qualche problema a disegnare. L'idea è che quando io ho un processo di fork, quindi ho un pattern di fork, potrei seguire non tutti, ma un sottoinsieme dei percorsi in uscita. Quindi potrei mettere una notazione su questo arco o su questo che indica la condizione necessaria perché si segua quel ramo. E quindi io ho più percorsi in parallelo, ma non necessariamente tutti. Questa è la scelta multipla. Purtroppo io qua in questo strumento, probabilmente l'implementazione è limitata, non riesco a mettere la guardia su quegli archi. Quindi non lo usiamo, ok? Ci sono altre soluzioni per fare questo, un po' più complicate, ma non lo vediamo. Ecco, a questo punto io ho terminato il processo, ma potrebbe essere utile interagire con il mondo esterno. Quindi andare a ricevere informazioni che non sono limitate al processo, ma arrivano dall'esterno. Suona il timer che ho messo per la cottura della pasta. Nei diagrammi di attività UML io posso inserire anche questi aspetti. Lo posso fare con quelli che si chiamano gli eventi o segnali. Quindi con gli eventi io posso gestire l'interazione tra il mio processo e il mondo esterno. Fondamentalmente ci sono tre tipologie di nodi che gestiscono i segnali temporali, quindi ho un timer. Passa un certo tempo, il timer interno ovviamente al mio processo, ho un qualche evento esterno che mi invia quello che si chiama un segnale, oppure è il processo che invia un segnale all'esterno. Quindi ho queste tre tipologie di nodi che mi permettono di rappresentare questo. Quindi io posso pensare al mio processo che sta in una nuvola che interagisce con il mondo reale. E quindi questi tre blocchetti fondamentalmente mi permettono l'interazione tra il sistema informativo, che sta in un suo mondo a parte, e il mondo. Vediamo i casi specifici. Il segnale temporale è rappresentato dalla clessidra. Quindi, in questo specifico processo, metto il cibo nel microonde, imposto la potenza, faccio partire, aspetto 5 minuti e poi prendo il cibo cotto. E termina il processo. Quindi, cosa succede in questo caso? Il token viene creato, si sposta sulla prima azione, sulla seconda. Quando arriva al blocco temporale, aspetta che passi del tempo. Quando passa il tempo, prosegue e alla fine termina il processo. Il tempo è un qualcosa che è reale, quindi non è un tempo fittizio interno al processo, è il tempo reale, il tempo dell'orologio che sta alla parete. In inglese si dice wall clock time. Quindi,
Replay, il processo, il token parte, va alla prima azione, terminata va alla seconda azione, terminata questa passa al blocco di segnale temporale, passa il tempo, una volta che è passato il tempo procede alla seconda azione, alla terza azione e termina il processo. Arrivata al nodo finale scompare, come sempre. Quindi questa è il modo in cui rappresentiamo un legame col mondo esterno, in particolare con la dimensione tempo. Posso avere anche altri eventi, posso ricevere degli eventi o delle informazioni dall'esterno. Quindi metto l'acqua nella pentola, accendo il gas, aggiungo il sale e aspetto che inizi a bollire. L'informazione dell'acqua che bolle è un qualcosa, un'informazione che mi arriva dall'esterno, quindi un segnale. L'evento acqua che bolle mi invia un segnale, cioè io vedo l'acqua che bolle e quindi ricevo un'informazione. A questo punto posso procedere. Ricevuto il segnale, il processo procede. Mi si ferma in quell'istante, in quel blocco di accettazione del segnale. Una volta che il segnale è ricevuto, procede. Quindi, in pratica, parto all'inizio, metto l'acqua nella pentola, accendo il gas, aggiungo il sale, aspetto che l'acqua bolla. Quando mi accorgo che l'acqua bolle, è come se mi arrivasse un segnale. Quindi, vedo l'acqua che bolle, mi arriva il segnale, e il segnale scatena il proseguimento del percorso. Ovviamente non so cosa ci sarà dopo, ma il token prosegue. Replay. Parto dall'inizio. Ho una sequenza, quindi faccio una attività dopo l'altra fino al momento in cui raggiungo il blocco di accettazione del segnale. Qui il processo è fermo e in attesa che gli arrivi il segnale. Quindi succede qualcosa nel mondo esterno, l'acqua inizia a bollire, questo scatena il segnale che permette al mio token di proseguire il percorso e fare tutte le altre attività. Oltre all'accettazione del segnale, dei segnali temporali, se vogliamo, questo è una generalizzazione del segnale temporale, perché io potrei immaginare un timer esterno che mi invia un segnale. Però molto spesso in alcuni processi è comodo rappresentare un'attesa temporale ben fissa, ci sono delle scadenze da attendere, così di questo tipo, quindi è comodo rappresentarlo direttamente come un'attesa di un tempo, piuttosto che un segnale esterno. C'è anche la terza eventualità, che è quella di inviare un segnale all'esterno. E lo facciamo con quell'altro simbolino, quindi il rettangolo con la freccia uscente. In questo caso cosa succede? Beh, ve lo immaginate, il token inizia, prendo l'indirizzo di posta, scrivo l'email, premo il pulsante di invio e poi a questo punto l'email è inviato. Cioè, scateno a questo punto un evento che andrà verso il mondo esterno. Quindi è un qualcosa che mi fa interagire con il mondo esterno. Quindi invio l'email e a questo punto il mio token prosegue il suo percorso.
E quindi ho la possibilità di interagire con il mondo esterno e renderlo esplicito con questi blocchi. E non avessi questi blocchi, dovrei scrivere un'azione del tipo aspetto che l'acqua bolla. Ok? Che però non rende l'idea del fatto che è un qualcosa che dipende da un evento esterno al processo che si realizzi. Se invece io lo realizzo come l'accettazione di un segnale, questo mi rende esplicito che io attendo che succeda qualcosa all'esterno del mio processo che scateni una serie di eventi interni al processo. Ovviamente io posso andare a combinare vari blocchi relativi ai segnali. In questo caso io prenoto un biglietto, mando la prenotazione via mail, via fax, come volete, e poi a questo punto seguo due percorsi paralleli. Mi arriva la conferma e allora effettivamente compro il biglietto, oppure aspetto 2 giorni e a quel punto, se non mi è arrivato nulla, cancello la prenotazione e a questo punto il processo termina in un modo o nell'altro. In questo caso vi faccio notare che il processo non è strutturato. Ok, perché ho un parallel split, ma non ho la corrispondente sincronizzazione. Non ho la sincronizzazione per un semplice motivo, che in realtà di quei due rami paralleli soltanto uno dei due andrà a buon fine. Beh, se mi arriva la conferma, bene, procedo con l'acquisto. Se dopo 48 ore non mi arriva, basta, cancello e a questo punto non aspetto più la conferma. Se io avessi messo una sincronizzazione lì, prima del nodo di fine, avrei dovuto aspettare di ricevere la conferma e comprare il biglietto contemporaneamente di aver lasciato passare 48 ore e di aver cancellato la prenotazione, cosa che ovviamente non ha senso. Quindi qui vediamo un caso in cui non possiamo utilizzare un processo strutturato. Quando abbiamo a che fare con segnali esterni o con temporizzazioni, accade molto spesso che il processo non possa essere strutturato. In questo caso non c'è niente da fare, non possiamo mettere una sincronizzazione perché non è quello che noi stiamo facendo, che noi vogliamo fare in quel caso. Riepilogando, abbiamo visto i diagrammi di attività che sono uno strumento, un linguaggio grafico, parte di UML che permette di modellare il flusso di attività in un processo. Gli elementi fondamentali sono le azioni, quei rettangoli arrotondati, e i nodi inizio e fine. In aggiunta possiamo utilizzare nodi aggiuntivi che con pattern, strutture standard mi permettono di modellare alcuni comportamenti di un processo. Ho il parallel split, quindi la parallelizzazione di più attività che non hanno una dipendenza di ordine l'una dall'altra e quindi potenzialmente possono essere svolte in parallelo. La sincronizzazione in cui prima di procedere devo aver fatto tutta una serie di cose. Di solito parallel split e sincronizzazione si corrispondono. Poi ho la scelta esclusiva in cui io seguo una tra diversi percorsi alternativi in funzione di quello che sta succedendo nel mio processo, delle informazioni che ho a disposizione del mio processo,
Spesso questa scelta esclusiva, sì, questi percorsi alternativi si ricongiungono in un nodo di merce, rappresentato sempre con il rombo. Non lo posso rappresentare con una scelta esclusiva perché io quando faccio la scelta devo sapere che percorso seguo, quindi è deterministico quello che faccio. Io qui in anticipo non so se dovrò andare a cancellare la prenotazione oppure se mi arriverà la conferma. Non ho capacità di guardare nel futuro e quindi nel momento in cui devo fare la scelta non ho ancora le informazioni. Quindi la scelta esclusiva presuppone che io in quel punto del processo abbia le informazioni necessarie per fare la scelta e scegliere quale percorso seguire. Se voi qui è una scelta differita, o arriva la conferma oppure passa il tempo. Però quale dei due avviene per primo lo scoprirò col passare del tempo. Abbiamo poi i segnali che permettono di far interagire un processo che, se volete, fino a quel punto avevamo visto come un gioco da tavolo un po' elaborato, con il mondo esterno. Quindi mi passa il tempo, l'orologio a parete fa passare un certo tempo, oppure avviene un qualche evento che mi viene notificato come un segnale e quindi io ricevo il segnale e procedo con l'esecuzione del processo. Oppure infine io invio proprio un evento al mondo esterno. E molto spesso c'è l'accoppiamento tra l'invio di un segnale e la sua ricezione. Quindi io invio un'informazione a qualcuno, aspetto la risposta prima di procedere. E questa è un'altra struttura abbastanza ricorrente. Infine, la raccomandazione è cercate, se possibile, di costruire un processo strutturato in cui a ogni fork corrisponde un join, a ogni decisione corrisponde un merge. Questo permette di definire un processo ordinato, facile da capire e soprattutto evita di commettere errori. Io con questo per oggi chiudo. Il laboratorio della settimana prossima sarà su questo, quindi avrete degli esercizi da svolgere, da modellare dei processi utilizzando dei diagrammi di attività. Buon weekend!